Quando hai deciso di lasciare il tuo ruolo da capogruppo? Il Napoli tornò in Serie A. Ero indeciso se lasciarlo o meno. Poi lo lasciai perché capii una cosa che era importante e fondamentale. Quando io, nel corso dell'anno della risalita in Serie A, facemmo una volata al Napoli, non indifferente, anche perché se ci fossimo schierati anche noi contro, seguendo gli altri consigli, il Napoli non avrebbe raggiunto l'obiettivo. Sarebbe cambiata la storia, in effetti, perché le storie poi vanno avanti in questo modo. C'erano tutti gli altri gruppi che non volevano praticamente che si tifasse, per cui c'era un diverbio, uno scontro, un modo di pensare diverso. Loro dissero: noi metteremo le bandiere quando il Napoli sarà in Serie A. E io dissi: no, io Giorgio. Dice: ma no, questo non è un modo, la squadra va aiutata e va trascinata in Serie A. Infatti, per questo motivo Giorgio perse la vita, perché ci fu una pressione attraverso questo scontro. E Giorgio, in occasione di Napoli-Savoia, che pareggiamo in casa, tornò a casa il giorno dopo, non si sentiva già bene, il giorno dopo non si sentì bene, e poi tutti sappiamo quello che è successo. La squadra venne tutta, compreso Verlaine e Novellino, al funerale di Giorgio ad onorare Giorgio, che era un ragazzo straordinario. Per me non era un semplice amico, per me Giorgio era un fratello. Ci siamo praticamente divisi tutta la vita, la nostra vita, insieme alle nostre famiglie. Per cui onore a Giorgio, come lo è per Sandro Sanchez, che non ha mai mollato e aveva sempre. Sempre rimasta al mio fianco, per cui sono due ragazzi che vanno su tutti. Poi ci sono altri, Pasquale, altri Davide, che sicuramente porterò nel mio cuore.